Il mister è un lavoratore sul campo, un insegnante, e credo che la sua filosofia è quella giusta, nel senso che guarda il campo e non guarda l'età, chi si allena bene e chi segue le direttive raccoglie poi i frutti, e nonostante sia un giocatore esperto e un po' più grande rispetto alla media del gruppo, condivido in pieno la scelta dell'allenatore. Ogni partita è a sé e dentro la partita ci sono tante partite. È normale che nell'ultimo periodo purtroppo siamo stati un po' sfortunati, un po' non precisi, però poi con il nuovo allenatore si è cercato di resettare un po' e si cerca di lavorare un po' più sul campo, cercando di curare i dettagli. È normale che il mister Rossi, come ho detto prima, è un insegnante, quindi non è che con la bacchetta magica in 5 giorni può risolvere e può dare tante nozioni e tante direttive. Per questo tipo di allenatori hanno bisogno un po' di tempo e credo che anche con l'Ascoli, che già erano passate qualche settimana in più, qualcosina di diverso si è visto. È normale che le aspettative di inizio stagione e soprattutto dopo il girone dell'andata erano diverse. Poi il momento si è girato a sfavore e non è facile giocare con tutte, non dico le pressioni, perché comunque non ci sono pressioni dalla piazza, perché anzi ci hanno sempre sostenuto, tranne in alcuni momenti dovuti allo sfogo che ho fatto. Però è normale che secondo me la difficoltà primaria e principale è mentale, perché ci sono gli spettri, i fantasmi dello scorso anno. Dobbiamo cercare di essere bravi a eliminarli e a cercare di pensare solo ed esclusivamente al campo e alle richieste che ci fa l'allenatore, ma è tutto collegato dal punto di vista della non serenità e della non tranquillità mentale. Spendiamo tantissime energie sul campo che credo che quello che sto dicendo lo condivida tutto il resto dello spogliatoio. Neanche facciamo caso a quello che scrivete e a quello che dicono gli altri. Dobbiamo cercare di concentrarsi al massimo e dando tutte le energie a disposizione durante la settimana alle richieste dell'allenatore e cercare di farle al meglio in campo nella partita. È normale che gli altri possano giudicare, possano parlare, ma a volte una persona giudica e parla senza neanche sapere. Non è il mio lavoro, non è il mio ambito, io penso al calcio, faccio il calciatore. Da fuori tutte queste voci che dicono sembra più un timore nei confronti del Palermo, sembra depotenziarlo, dargli fastidio. E poi ci sono le sedi opportune che metteranno a posto tutto, fino a che c'è il giudice. A oggi c'è un solo giudice, è il campo. Facciamo parlare il campo tutti, sia noi del Palermo e sia le altre squadre. Poi, a campionato finito, ci sono le sedi opportune. Se il Palermo avrà sbagliato, io non sono qua a dire che è giusto o sbagliato, non lo so neanche io. Poi ci saranno le sedi che faranno il loro lavoro. Assolutamente sì, credo che anche nell'ultima giornata non ci sono partite scontate ed è un bene. Ma al di là di questo, credo che per tutto quello che è successo in Italia negli ultimi anni, partite tra virgolette semplici o facili non ci sono e soprattutto, come ho detto prima, per tutto quello che è successo nessun giocatore rischia, un deferimento o una squalifica. Oggi non esiste più quello che magari, in Italia è successo. All'estero sono avanti anni luce rispetto a questo discorso e credo che anche in Italia siamo arrivati a giocare tutti al 100% anche quando la classifica non ci permette più obiettivi. Se penso alla squadra, no, perché ci sono tantissimi compagni, siamo tanti e quando non c'è Bellucci giocano giocatori forti e pronti come Scimischi, come Pirrello, come Ingegneri, come Accardi, ci sono i sostituti all'altezza. Mi può dar fastidio dal punto di vista personale, nel senso che salto partite e non sono e tolgo le presenze. Ma non ho mai guardato all'interesse personale, ho sempre guardato all'interesse collettivo. Poi magari non sto dicendo che è giusto, magari anche sbagliando. È il mio temperamento, è la mia aggressività, è il mio modo di giocare. A volte mi porta benefici, a volte non porta benefici, però non cambierò mai il mio modo di essere per i vostri articoli di giornale o per alcuni commenti.
Sì, sono stati pochi istanti dove non, prima della partenza di Ascoli, ma nonostante quei pochi momenti di presentazione ci hanno tranquillizzato, ci hanno detto che sono qui a garanzia del futuro del Palermo, non dobbiamo pensare più ad altri fattori se non solo a quello del campo, sia cosciamente che inconsciamente, dobbiamo pensare solo al massimo e a cercare di seguire l'allenatore a fare quello che ci chiede durante la settimana e durante la partita, poi al resto ci penseranno loro e quindi detto questo credo che non si possa parlare prima di vedere l'operato di una nuova società come è stata anche quella precedente degli inglesi dove fece una conferenza proprio nei primi giorni e avevo detto anche di non giudicare, però poi con il tempo si è potuto tirare la linea, quindi oggi il tempo non ce n'è, aspettiamo e lasciamo lavorare la nuova società. Una partita importante, spero che ci sia una partita fondamentale. Credo che ci sia il pienone, credo che tutta la voglia e tutto l'amore dei palermitani per il Palermo venga fuori in questa partita, sperando che sia l'ultima di questa stagione, sperando di riuscire a fare un bottino pieno e poi guardando il Lecce che dobbiamo anche sperare lì. Però la speranza, come si dice, è l'ultima a morire, quindi quando delle persone, e specialmente se tantissime persone focalizzano l'energia e vogliono tante situazioni, miracoli possono succedere. Io ti posso dire di quella che affronteremo noi, sicuramente non è una partita facile, Cittadella è un avversario ostico, va preso con le pinze perché è un avversario che ha identità, ha il proprio gioco contro chiunque, non gli interessa dell'avversario che affronta. È una partita, non è una partita semplice, anzi tutt'altro. Non è scontato il risultato, come magari qualcuno può pensare, o perché si chiami Palermo contro il Cittadella, assolutamente, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, l'abbiamo visto anche quest'anno che contro il Cittadella abbiamo fatto fatica, quindi bisognerà fare qualcosa in più in settimana, bisognerà lavorare bene sia su noi e sia sulle contromisure da prendere e poi durante la partita è normale che il risultato, in base al risultato, o forzi o cerchi di tenere un attimo il palleggio, però noi dobbiamo pensare di cercare di fare la partita noi, di vincerla senza pensare al risultato o a quello che può succedere a Lecce. Noi abbiamo un unico obiettivo, quello di vincere la nostra partita. Al 95esimo, al tricipe fischio, si parla con la panchina e si chiede quando è finita, sperando di poter festeggiare. Ma magari in questa situazione, per i giocatori del Palermo che stanno vivendo questo attacco, magari è allucinante, nel senso puoi dire guarda dove provano ad attaccarsi, guarda cosa provano a fare. Invece magari quando ti trovi dall'altra parte, che può essere un giocatore di un presidente che ha attaccato il Palermo, magari dice spera che togliano i punti, speriamo che li slittano, speriamo che so colpevoli, perché magari hai dei benefit personali, però io credo che ci sia un solo grande giudice che è il campo, è sempre quello, poi tutto il resto sono chiacchiere, sono tante energie che si disperdono inutilmente, il giocatore e l'allenatore dovrebbero pensare solo ed esclusivamente al campo. Ho letto e mi hanno riferito di alcune circostanze negative nei miei confronti dopo Ascoli per una dichiarazione che ho fatto dicendo di un mio ritorno, dicendo sì l'anno prossimo, non è così, nel senso è stata riportata male sul sito, non so su quale sito e dove è stata ripresa. C'è anche il video dove mi hanno fatto la stessa domanda, dove mi dicono, visto il mio trascorso, visto che sono un tifoso dell'Ascoli, e questo non l'ho mai negato e mai lo negherò, mi hanno chiesto non è ora che torni a casa? La mia risposta è stata in questo momento ho solo l'obiettivo che è la Serie A con il Palermo. Tutto quello che ho e tutte le mie energie sono focalizzate a questo obiettivo e a cercare di raccogliere il massimo con la maglia del Palermo che indosso. Poi, a fine campionato, quando sarà chiuso il discorso campo, Serie A, speriamo che sia l'obiettivo raggiunto la Serie A o Serie B, poi c'è il calciomercato che può succedere di tutto come ogni anno. Non si sa mai nella vita, staremo a vedere. Non è che ho detto sì, l'anno prossimo sarò un giocatore dell'Ascoli. Ho detto che sto pensando a dare il meglio di me per il Palermo e per raggiungere l'obiettivo. Tutto qua.